offerta. Centro Nautico Vicentino. Affidati a noi per l'insegnamento e la preparazione su corsi di navigazione e su tutto ciò che ruota intorno alla passione per il mare. Altavilla Vicentina, Piazza Libertà 10. Ben ritrovati in apertura. Arzignano, sgombero di carovane, prima si interviene meglio è. Questo è, ha affermato l'assessore alla sicurezza Enrico Marcigaglia. 335 58 37 277. Questo è il numero della polizia locale da contattare per le segnalazioni. L'invito lo rivolge l'assessore alla sicurezza Enrico Marcigaglia ai cittadini di Arzignano in merito all'avvistamento in città di roulotte e carovane. Ed è stata proprio la segnalazione di cittadini a permettere alla polizia di allontanare in quattro occasioni diverse in questi ultimi giorni nomadi che avevano scelto il parcheggio vicino alla pesa pubblica e un'area in via Leonardo da Vinci nella frazione di Tezze per accamparsi. Soste durate ben poco perché in poche ore i nomadi arrivati da Treviso e dalla Lombardia hanno dovuto rimettere in moto le loro roulotte e andare via. Naturalmente è soddisfatto l'assessore preposto che afferma in questi casi prima si interviene, prima si risolve il problema. Arzignano già da 2 anni ha adottato un preciso regolamento che vieta nella maniera più assoluta il campeggio libero nel territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e altre aree di uso pubblico. A Montorso invece è iniziata la stagione dei cantieri. Strade e scuole sono questi gli scenari dove si concentrano per la maggior parte i lavori di questa estate di restyling a Montorso. A disposizione nel bilancio comunale c'è un pacchetto di 170.000 euro. 90.000 serviranno per le vie Pantiere Kennedy, dove una volta ultimata la posa della nuova fognatura è previsto il rifacimento del manto stradale e nei punti peggiori verrà rifatta anche la porzione di sottofondo. 80.000 euro sono invece destinati alla scuola media per lavori di risparmio energetico. È pronto invece il raccordo stradale realizzato tra Via Villa e Via 4 Novembre. L'apertura è prevista a breve. Partito l'anno scorso, il progetto ha interessato al rifacimento del ponte, completamente demolito e ricostruito, per ulteriori 114.000 euro. Inoltre, la realizzazione della passerella pedonale, quindi la nuova strada con la continuazione della pista. 420.000 euro la spesa per il nuovo tratto stradale, largo 3 metri a 2 corsie, e che ora collega la parte est del paese alle scuole e agli impianti sportivi. La nuova strada rientra in un corposo intervento che punta a rendere fluida la viabilità interna. Maggioranza senza numero legale, 3 consiglieri dimessi, assenza del capogruppo nelle sedute, parla di crisi Lucio Vigolo, consigliere di opposizione a Cornedo, ex sindaco. A rafforzare l'ipotesi di rottura, suggerisce Vigolo, e la motivazione della consigliera Loretta Perin, che nella lettera di dimissioni pone il dubbio sull'utilità della sua presenza, visto che non sarebbe mai stata coinvolta nella condivisione di alcuna iniziativa. Rimaniamo a Cornedo e precisamente nella frazione di Muzzolon, una nuova sede per gli alpini grazie a una donazione che arriva dritta dal Brasile. La nuova sede del gruppo degli alpini di Muzzolon sarà costruita grazie a uno speciale benefattore, Raul Randon, magnate brasiliano, nipote di Cristoforo, che nel 1888 partì da Muzzolon per cercare fortuna in America. Il lascito coprirà tutte le spese per l'acquisto del materiale della nuova sede, mentre a costruirla saranno gli stessi alpini di quella sezione. A convincere l'imprenditore italo-brasiliano a lasciare un segno indelebile sul territorio era stato il sindaco Martino Montagna durante il viaggio in Brasile del 2011. Una storia che rende onore alla frazione di Muzzolon e a tutti quegli uomini che di lì partirono tanti anni fa, come fece appunto Luigi Cristoforo Randon. Un accordo sancito da una stretta di mano tra Martino Montagna e il cittadino onorario, ancora fortemente legato alla sua terra d'origine, il Veneto, ma in particolar modo a Cornedo Vicentino e alla frazione che rappresenta il punto di partenza della sua dinastia. Tutto anche per questa edizione, grazie per averci seguiti. Centro Nautico Vicentino. Affidati a noi per l'insegnamento e la preparazione su corsi di navigazione e su tutto ciò che ruota intorno alla passione per il mare. Altavilla Vicentina, Piazza Libertà 10.